Allora, oggi voglio cercare di rispondere a più persone, in particolare ne parlavo con Antonio, che è ormai parte fissa del mio staff, e riguarda quella sensazione che si percepisce nelle nostre registrazioni di ansia. Io la chiamo ansia perché sono un soggetto ansioso nella vita proprio, quindi ho convissuto per molti anni con questo problema in prima persona, quindi la mia ansia, diciamo, nella vita si rifletteva anche nel suonare. E è stato un grosso problema, sia in fase di registrazione, sia in fase live, eccetera. Quindi ci ho dovuto combattere molto, ma le cose erano due: o trovavo il modo per riuscire a suonare rilassato anche di fronte a un esame, come poi è capitato, o a un pubblico vasto, palchi grossi, oppure smettevo perché era diventato impossibile. Allora, mi ricordo ancora che due piccoli aneddoti, poi inizio con la lezione. Il primo è che ogni volta che salivo sul palco, io non so se vi è mai capitata questa cosa, spero di no, però se vi è capitata ditemelo così almeno mi sento un po' meno solo. E praticamente salivo sul palco e mi si bloccava, mi si irrigidivano i muscoli a tal punto che non riuscivo più nemmeno a fare le toniche. Ero completamente, diciamo, tutto teso, tutto in tensione, muscoli, tendini, insomma, eccetera. E facevo veramente fatica, non sembravo nemmeno io, era come se mi avessero messo uno strumento in mano per la prima volta. Mi succedeva ad ogni live. Altra cosa, il microfono forse un po' basso. Quando registravo, mi ricordo ancora un mio amico, Alessio, non so se vedrà mai questo video, dovevo portare a un esame questo qualche anno dopo, il brano Donna Lee di Charlie Parker, versione Pastorius, diciamo. E ero tutto contento perché dopo diversi mesi di studio ero riuscito a, diciamo, impararmelo tutto sul fretless e a registrarlo. Con questo amico ero molto in confidenza, un collega, un musicista, e gli mandai subito questa registrazione prima dell'esame per sentire se, appunto, se lui ci trovava qualche difetto. E la risposta fu: bravo, perché le note sono tutte al loro posto, sono tutte giuste, ma suoni ansioso. Si sente che suoni ansioso. E lì mi ricrollò il mondo addosso perché pensavo ormai di aver risolto quel problema. Andai a riascoltare attentamente la traccia e sentivo che, non so se c'è un termine per spiegare questa cosa, però era come se avessi una certa fretta, quindi un'ansia di arrivare alla nota successiva in tempo. Quindi si sentiva proprio in quel brano, poi anche in altre tracce, ovviamente, il problema me ne accorsi era ricorrente, soprattutto quando c'era dei passaggi un po' più complicati, io tendevo a, innanzitutto, diciamo, a scorciare la durata delle note per arrivare in tempo a quella successiva. E poi suonavo proprio, ripeto, è difficile spiegare questa cosa, però la sentivo anch'io questa, oddio, questo senso, questa agitazione, ecco, nel suonare. Allora mi misi da capo, chiesi consigli vari e diciamo che la parte dei live si è risolta spontaneamente, sono di suonare. Fortunatamente poi, anche crescendo, magari il carattere un pochino è cambiato. Nella vita no, ma nella musica, quando sono totalmente rilassato.
delle registrazioni, quindi anche quando poi feci tutti gli esami, eccetera, avevo ancora questo problema che in parte, perché non è che io sia la perfezione, in parte ho risolto studiando nel modo in cui studiano, faccio sempre riferimento a loro perché è un caso in casa, un caso in casa, di una musicista classica, cioè mia moglie che suona la viola, che fa conservatorio, master da una vita, e il loro metodo di studio, confermato poi da altri amici, musicisti classici, è affrontare un brano o un passaggio di un brano o una battuta, quello che è, studiandola nei minimi particolari e a volte trascorrendo anche settimane, se non mesi, sullo stesso brano, sulla stessa appunto parte di brano, quello che è. Addirittura mettono in loop proprio tre note, tre, quattro note, un passaggio, un colpo d'arco per loro. Andato via il video? No, speriamo di no. Quindi ho presi spunto da loro e la mia tecnica è questa. Con Antonio ora si faceva riferimento, mi sono permesso di dargli dei consigli perché i miei sono sempre consigli per cercare di aiutare gli altri come io apprezzo quando mi vengono dati a me, se no rimarrei sempre al solito livello. Invece, per fortuna, Antonio è una persona che mi chiede consigli proprio perché vuole migliorare, c'ha tanta passione e mi mandò qualche giorno fa una registrazione del brano che, se non sbaglio, ci feci la cover, These Are the Days of Our Lives, The Queen, quindi la linea di basso di John Deacon. E effettivamente, nonostante un bellissimo suono e nonostante comunque tutte le note giuste, perché aveva fatto la trascrizione senza guardare la mia, giustamente, ha fatto un lavoro molto approfondito e molto bello, ho risentito un po' il me di qualche anno fa, ovvero sui cambi d'accordo specialmente, quindi la linea più o meno fa. Sentivo una leggera, perché poi non è una cosa così evidente, una leggera tendenza a voler arrivare ad esempio da qui e scorciare magari di che ne so, un 32esimo l'ultima nota per arrivare diciamo in tempo a quella successiva. Ora ho fatto questo esempio perché l'ultimo che mi è capitato di Antonio vi volevo far vedere allora qual è il mio metodo per suonare rilassato. Poi c'è il discorso che lui ha problemi, ad esempio, a suonare con il click senza click, leggendo una parte e non leggendola, c'è queste differenze. Comunque, vediamo una cosa alla volta. Io, ad esempio, proprio oggi devo, vediamo se sono tecnologico e riesco a farvelo vedere in tempo reale, devo registrare un midley per un provino, per dei matrimoni, insomma, lasciamo perdere i dettagli. E l'arrangiamento l'ha fatto il mio amico, il chitarrista, mi ha mandato proprio la parte di basso. Mi ha detto, se ti piace falla così, se non ti piace cambia, però mi sembrava carina e ho deciso di registrarla proprio come me l'ha scritta lui. Quindi provo a girare lo schermo, dovrebbe essere qui, e vedete questa battuta. Speriamo di non fare casini. Siamo a una velocità abbastanza sostenuta, ora non mi ricordo di preciso quanto, però questo passaggio mi ha messo un attimo in difficoltà, nel senso che stavo leggendo il brano più o meno a prima vista, perché comunque è abbastanza semplice. Quando sono arrivato qui mi sono fermato, ovviamente, e registrandola senza prima trovare le mie diteggiature e quindi la mia scioltezza, sentivo proprio appunto questa
non questo fuoritempo, però queste note un po' così, un po' messe lì in modo superficiale, ecco, diciamo così. Vedete, si, do, si con la legatura, poi la, si, la, fa diesis, mi, do diesis, do naturale, si, la, fa diesis. Allora, andiamo a vedere questo passaggio, utilizziamolo di esempio per farvi vedere come mi organizzo quando trovo una cosa del genere. Allora, rimetto lo schermo. Sono tornato io? È la prima volta che lo provo, vediamo cosa succede. Dovrebbe essere questo. No? Ho guardato prima, non ho ancora studiato e non ho ancora registrato la traccia, quindi ora il chitarrista e mia moglie mi uccideranno, però volevo fare questo video. Allora, divido la battuta in... cioè divido, siamo a quattro quarti, quindi prendo un quarto alla volta. Primo quarto composto da si, do naturale, si, la. Allora, tolgo innanzitutto la legatura per il momento, per farla più semplice, lentamente, e guardo dove e con che diteggiatura e con che dita mi torna meglio suonare. Quindi posso fare così, così. Così, però vedendo poi le note successive, che devo arrivare a un fa diesis basso, è inutile che parto da qui, probabilmente o partirò da qui o da qui, e mi metto in loop queste quattro note. Eccetera, eccetera. E quando ho trovato, facendo attenzione anche a con che dito parto con la mano destra, posso partire con il medio o con l'indice. Quindi ognuno di voi avrà propria preferenza su che dito usare anche della mano destra. Poi passo al secondo quarto, che è si, la, fa diesis, mi naturale. Quindi se vado qui, verrà questo. O qui. Diciamo che mi piace più. Rimetto la legatura, me l'ho scordato. Diciamo che per ora mi piace più questa, quindi metto lì e aggiungo una nota, anche una nota sola alla volta. Ora sto andando già velocino, ma si può partire lentamente. E poi vado avanti. Do diesis, do naturale, si naturale e la. Quindi qui probabilmente sfrutterò la corda a vuoto. Quindi e chiude sul fa diesis, quindi o lo prendo così o così. Anche più scomodo, conviene sfruttare il la a vuoto. Qui c'è la difficoltà di fare questo legato con anulare e mignolo, quindi dovrò esercitarmi se scelgo questa posizione.
posizione, questa letteggiatura, allora esercitarmi su questo. E mettendo la mano in non intenzione, quindi molto sciolta, altrimenti non mi verrà mai. Quindi le dita devono essere libere, non tese. Se invece parto di qua, lo faccio con indice e medio e mi torna sinceramente meglio. Ripeto, anche la mano destra, essendo un passaggio molto veloce, un feel veloce, bisogna farci molta attenzione perché ci sono anche salti. Si parte dal sol e si arriva alla corda di mi. Le difficoltà quindi saranno l'inizio e questo cromatismo. Quindi dovrò scegliere che diteggiatura fare anche per il cromatismo, se spostarmi con l'indice o se fare un altro tipo di movimento. Ecco, questo è il mio modo di studiare. Quindi ora mi metterò qui un'oretta, forse tre, forse fino a domani, finché questo passaggio non mi verrà sciolto anche alla velocità giusta, quindi senza ansia e senza avere ansia quando in registrazione arriverò a questa battuta. Devo arrivarci talmente sicuro e talmente convinto che non avrò, spero, problemi in fase di registrazione. Ora è anche vero che su registrazione facciamo ognuno a casa propria, quindi anche se ci sto 8 ore è uguale, però se dovessi andare invece in uno studio, insomma, sarebbe bene arrivare preparato. Quindi questo è il mio modo per studiare tutto. Consigli dell'ultimo minuto, perché sono andato lunghissimo, sono, ora io ho fatto questo esempio perché è una cosa che mi è capitata oggi, però ad esempio, ok, l'italiano mio oggi è qualcosa di meraviglioso. Anche in fase di studio, se... ovviamente studiare brani è sempre ottimo, però anche gli esercizi, prendiamo ad esempio un arpeggio. Ecco, un Si bemolle con la settima maggiore, poi la nona, l'undicesima aumentata e la tredicesima. Quindi Si bemolle, Re, Fa, La naturale, Do, Mi naturale e Sol. Anche quando, ad esempio, dovete studiare un arpeggio del genere, che anche qui comporta salti di corda, insomma, una certa difficoltà, anche in questo caso io farei. Troverei innanzitutto la posizione più comoda, però in questo caso devo arrivare qui al sol alto, quindi probabilmente andrò in orizzontale. E aumentare, poi aggiungere una corda alla volta, una nota alla volta, scusate. E lo stesso per il senso discendente. Quindi ragazzi, questi sono consigli che vi do perché sono cose che
vivo anch'io quotidianamente, come ho detto, ho vissuto per molti anni, quindi spero siano consigli utili. Ne riparleremo perché è un argomento a cui tengo molto, perché appunto l'ho vissuto per molti anni, è stata veramente dura. Però ora mi fermo, se no i miei video diventano film. quindi rinnovo l'invito a tutti di inviarmi le vostre richieste di approfondimenti o anche materiale da ascoltare, non per chi vuole fare il professorino, ci tengo a sottolinearlo, ma perché è bello scambiarci idee e suggerimenti a vicenda. Quindi, ripeto, le critiche io le accetto sempre e comunque, perché io voglio migliorare e non smetterò mai di essere così. Quindi, ragazzi, un saluto, buona serata e al prossimo video.